Ciao. Bene, allora oggi mi portate a fare sto bel giro sulla balconata? Oggi facciamo la balconata della Val Ferret. Quindi facciamo tutta la Val Ferret? Tutta la Val Ferret, poi saliamo in quota sul Rifugio Elena, facciamo un single track di una leggera discesa, ci riportiamo in quota e facciamo tutta la balconata fino al Rifugio Bertone. Ah, ok. In fronte a tutta la catena del Bianco. E quindi poi si rimane praticamente di ritorno sopra Courmayeur? Esatto, si rimane sopra. E poi da dove scendiamo? Poi si scende di nuovo, si scende a Plan Pensieu, quindi ritorna all'inizio della Val Ferret. Esatto. Perfetto, dai, andiamo! Questo è proprio l'attacco della salita per arrivare in Val Ferret. Siamo a 2 chilometri da Courmayeur qua e di qui si sale. Oh ragazzi, allora siamo appena arrivati qua sul, diciamo, l'altopiano, perché abbiamo fatto lo scalino più grande di dislivello e siamo in Val Ferret. Questa è tutta la catena del Bianco e di qua inizia un falso piano, poi c'è ancora un pezzettino di salita. Qua è dove siamo passati quest'inverno, io me lo ricordo, incredibile il paesaggio quanto è cambiato. D'estate qua che cosa si può fare? Perché oggi, giornata di metà luglio, piovigina, ma si sta veramente benissimo, finalmente un po' di fresco si prende qua in quota, no? Siamo a 1.700 più o meno, 1.600. Però come attività qua in zona cosa si fa? Allora, qui adesso Courmayeur ha investito un sacco sullo sport, sul turismo giovanile, quindi abbiamo un sacco di strutture ricettive alla portata di tutte le tasche. Tutte le strutture hanno comunque centri benessere, spa, quant'altro. E abbiamo tantissime gite in mountain bike, una di queste è quella che stiamo facendo oggi. E poi l'ufficio del turismo di Courmayeur, da metà luglio a fine agosto, con noi maestri regionali di mountain bike, organizza delle uscite a prezzi veramente irrisori di 3-4 ore sul territorio di Courmayeur. Spettacolo, paesaggio, ma poi a me questa valle qua veramente, dopo che me l'hai fatta scoprire quest'inverno, mi piace davvero tanto. È un altopiano che ha 20 km di pianura a 1700 metri. A 2050 metri, questa è tutta la Val Ferret che si percorre, quella è la salita e questo è il rifugio Elena. Di qua siamo arrivati in fondo valle, chi continua a piedi lassù, non so se si vede, si scollina e si va in Svizzera, invece noi continueremo così, si scende giù e poi si sale sulla balconata di fronte a tutto il corpo del Bianco. 2050 metri. Fresca la situazione, però va bene. Mantellina, manicotti, due cose che non devono mai mancare in alta quota, mi raccomando ragazzi, sì, anche se partite dal paese col calmo, perché in montagna il tempo cambia rapidissimo. Wow, che bella discesa, oh spettacolo. Allora di qua siamo esattamente dove eravamo prima, da dove siamo partiti, da dove parte, diciamo, tutto il salitone che arriva fino a 2050 metri al rifugio Elena. Qui è fantastico perché secondo me con una bici elettrica uno solo può fare tipo 3 volte questo giro, vai su, torni giù, molto flow. L'unica cosa che c'è da dire, ovviamente, come in montagna è di prassi, bisogna dare sempre la precedenza ai pedoni, perché queste sono sentieri prettamente pedonali, poi li possiamo fare anche in bici, ma la precedenza ai pedoni sempre. Ok, di qua portage? Ok, facciamo un po' di portage.
dopo aver fatto un po' di portaggio, più o meno 10 minuti a piedi, siamo saliti di là. Adesso siamo praticamente sulla quota della balconata della Val Ferret, che rimane tutta qua a sinistra. Siamo sopra l'Arnua, adesso partiamo qui in diagonale, incontriamo due rifugi, prima il Bonatti e poi il Pettone. Perfetto. Abbiamo fatto questa balconata che, come puoi vedere, passa tutta di là, arrivi qui dietro e qui c'è il rifugio Bonatti, rimane proprio sopra la Val Ferret. Poi si prosegue questa balconata e si arriva sull'altro rifugio che rimane esattamente sopra il Courmayeur. Allora ragazzi, abbiamo mangiato tanto e bene. Adesso, come era previsto dal meteo, si è aperto tutto qua, difatti fantastico. Guardate la catena del bianco, spettacolare. Quello è il dente del gigante, esatto. E quella appunto è tutta la catena del bianco. La Skyway, la stazione intermedia, è quella che vedi là in mezzo agli alberi. L'ultima non si vede perché è appena coperta lassù. Abbiamo mangiato a rifugio Bertone, adesso facciamo 2 chilometrini di ritorno, la stessa strada che abbiamo fatto per arrivare al rifugio, perché la discesa è un po' troppo appesa per noi che abbiamo bici da cross country. Ma se volete vedere la discesa free ride, a fine video vi facciamo vedere un nostro amico che invece è sceso bici bella arrabbiata, l'abbiamo fatto scendere di là. Se invece noi andiamo di qua, andiamo. E là? Ecco ragazzi, questo paesaggio qua merita tutto il giro di oggi. Bene ragazzi, dai, abbiamo finito anche oggi, grandissimo giro, davvero spettacolare. Abbiamo fatto il balconata di Val Ferret e, come avete visto, panorami incredibili. Il video finisce qui, ma se vi interessa quella discesa che vi dicevo prima, fatta un po' più da freeride, ve la lascio qua in fondo al video. Ringrazio chi mi ha accompagnato, perché loro sono stati con me tutto il giorno, abbiamo fatto 5 ore e mezza, che per me in bici sono proprio tantissime. Però ce la siamo presa con comodo, abbiamo mangiato, bevuto, tutto quello che dovevamo fare. Tutto quello che dovevamo fare. Esatto. Va bene, dai ragazzi, ci vediamo presto, spero che il video vi sia piaciuto. Ciao! Thank you.
Ciao. Ciao. Male. Ciao. 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 Thank you.
Ciao. Salve! Sì?